Buonasera a tutti. Allora, io volevo questa sera partire da un brano di Vangelo che ci prepara un po' alla Pasqua, che è quello di Marco 39,46, che parla appunto del centurione. E il centurione che era qui presente, che incontrava Gesù, veduto che dopo aveva gridato, egli rese lo spirito, disse: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. C'erano anche delle donne che lo guardavano da lontano, tra le quali c'era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il piccolo e di Iose e Salome, le quali, mentre egli era nella Galilea, l'avevano seguito e lo avevano aiutato, e molte altre, le quali erano salite con lui a Gerusalemme. Poi, essendo già sera, il tempo della preparazione, prima del sabato, Giuseppe di Arimatea, consigliere onorato, il quale aveva aspettato per tutta la vita il regno di Dio, viene e, preso, Pilato, lo incontrò e gli disse che voleva il corpo di Gesù. E Pilato si meravigliò che egli fosse già morto e, chiamato a sé il centurione, gli domandò che se era già morto, e saputo il fatto dal centurione, donò il corpo a Giuseppe. Ed egli, preso un panno di lino, lo avvolse, lo fece scendere dalla croce, lo avvolse e lo pose in quel panno. E poi lo pose in quel monumento in cui era ritagliata quella roccia e rotolò una pietra all'apertura di quella roccia. Io quello che vi volevo dire questa sera, vi ho fatto un po' così entrare in uno dei brani cuore della Passione. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Vi volevo dire che per un credente la Settimana Santa è un tempo per riconoscerci non solo fratello, è un tempo per riconoscersi non solo fratello, ma anche figlio. È per questo che la tradizione della Chiesa si invita non tanto a pensare culturalmente quel tempo vissuto dal Signore, ma ad abitarlo, immergendoci in quel tempo. Questa salvezza donata tocca anche la mia vita oggi, però va compresa, altrimenti rimane un'idea che per giunta può essere falsificata. Per conoscerla, invece, io ho bisogno di viverla. È per questo che gli esercizi spirituali sono un mezzo per poterla sperimentare nella misura io in cui conosco il Signore. La prima condizione in questi giorni per noi deve essere il silenzio. Dice un poeta: tu sai ascoltare il mio silenzio, per questo io ho bisogno di te. La crocifissione che abbiamo ascoltato, proprio un piccolo brano, si può prendere da molte angolature, mette in crisi le nostre idee di uomini su Dio, perché sul Calvario la mia idea idolatrica di Dio, che deve essere più forte, deve punire, deve vincere, eccetera, va in crisi davanti al silenzio del crocifisso. Tutti i personaggi gli dicono: salva te stesso. I capi del popolo, i soldati, glielo dicono i malfattori. Rappresentano l'idea di salvezza che ha la religione, il potere politico e anche il nostro istinto di uomini. Ma davanti alla croce si spappolano tutte queste idee. Cosa rimane da credere allora se tutto sembra rimasto come prima? Nella passione tutti parlano contro Dio e gli chiedono di salvarsi. Il crocifisso invece a chi parla? Parla al malfattore e parla al centurione che qui abbiamo ascoltato. Parla anche a Giuseppe di Arimatea che per tutta la vita cercava il regno di Dio, e in questo brano si dice, gli viene consegnato il corpo di Cristo. Sono gli unici due che, invece di interrogarlo, gli unici tre, desiderano lasciarsi interrogare. Perché? Perché lo contemplano. Quindi quello che io vorrei invitarvi a fare è contemplare la croce del Signore. La croce di Cristo è uno spettacolo, dice il greco, è una teoria dal greco proprio. Senza veli, nudo sulla croce. Per questo l'ultimo miracolo del Vangelo, come abbiamo visto,
è la restituzione della vista al cieco perché lui lo possa vedere. Il Signore non vuole dimostrare nulla, ma vuole mostrarsi al mondo, a tutti, e, a ciò che, e in questo si mostra ciò che fa Dio per presentare se stesso e salvare l'uomo. Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali, e finisco, ci fa meditare sette verbi sulla croce, che appunto vive il Signore. Il Signore prega per i suoi crocifissori. Perdona il ladrone, affida San Giovanni a sua madre e sua madre a San Giovanni. Dice ad alta voce, ho sete, e gli danno fiele e aceto. Dice che è abbandonato. Come sesto verbo dice, tutto è compiuto, e poi alla fine dice, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E contemplando la croce e anche queste parole, che sono sette, che inizia una vita già risorta. Altrimenti, se non si fa un'esperienza di un amore più grande della morte, noi non siamo mai liberi di amare da persone libere. Allora dobbiamo chiederci oggi, ma io come sto? Da dove vengo? Verso dove vado? Quali sono i miei desideri più profondi davanti alla croce? Quali sogni ho? Cosa condivido veramente e come condivido la vita con chi vive insieme a me? E poi mi chiedo, devo chiedermi, e il Signore in croce chi è per me? Costruisco sentieri autentici di giustizia? Sono misericordioso come il Signore lo è con me? A partire da qui accompagneremo il Signore della sua passione e della sua morte per capire il mistero che tocca la nostra vita e anche la sua resurrezione, perché è il mistero del seme. Lo scrive un poeta e finisco con questa frase. Mi hanno sepolto, dice questo poeta. Ma quello che non sapevano è che io sono un seme. E la forza del seme, come sapete, che dopo morto, appunto, dà nuova vita. E allora quello che io vi, appunto, vi chiedo, vi consiglio, insomma, ecco, per ciascuno poi prendere le decisioni che desidera davanti al Signore, è di contemplarlo in queste ore che ci separano la Pasqua come sorgente del nostro amore. Persona che ci salva, persona che ci accompagna i nostri giorni e che in fondo è la radice della nostra vita. Bene. Bene, allora quindi mi scuso ancora del ritardo. Adesso diamo subito la parola a Sergio Gatti, che è una persona a cui io sono molto legato, anche per come mi ha fatto crescere in questi ultimi anni di esperienza con lui, soprattutto nelle settimane sociali, di cui lui è il vice direttore. Con lui abbiamo portato la Chiesa italiana a vivere la settimana sociale dei giovani, la settimana sociale dei cattolici italiani a Cagliari l'anno scorso. E lui è anche direttore della BCC, che sono il Banco di Credito Cooperativo. Con lui abbiamo anche fatto, io molto a tergo, diciamo, rispetto a quello che lui invece è stato come protagonista, abbiamo vissuto qualche giorno fa a Firenze una grande stagione di apertura di un primo festival, il paese che si è chiamato dell'economia civile, in cui abbiamo messo al centro del nostro incontrarci e no, del nostro gestire la casa comune quei valori che la società del mercato ha dimenticato e che però ci fondano la nostra convivenza civile, che sono quelli della fiducia, del riconoscimento, della reciprocità, fino ad arrivare all'amore e al perdono. E tutto questo ci ha fatto ritrovare in tanti, e come appunto dicevo, l'unica forse cosa sensata che ho tentato di dire quel giorno, ci siamo riconosciuti senza conoscerci, e voi appartenete a questa grande corrente che sta iniziando a prendere corpo nel paese. Do la parola a lui, la viviamo come sempre di una mezz'oretta, 40 minuti insomma, di lezione, e poi apriamo alle nostre domande. Allora, puoi venire qua. Sì. Io buonasera a tutti. Ringrazio Padre Francesco per la sua riflessione, che è fortemente ispirante, e ringrazio anche per la presentazione che ha imparato, in effetti, nel nostro rapporto sono io.
da lui ed esco sempre ravvivato e fertilizzato dalle sue parole, non soltanto quando ci offre le sue meditazioni, ma anche quando costruiamo insieme cose come complicate come le settimane sociali. Mi presento con qualche riga in più, io ho 57 anni e sono sposato e ho 3 figlie tra i 25 e i 16 anni. Il mio lavoro è quello di fare cooperazione nel mondo bancario, quindi, come ha detto Padre Francesco, dirigo la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo ormai da una decina d'anni. E la federazione ha 110 anni, proprio quest'anno compie 110 anni ed è un frutto non tanto la federazione, ma le singole banche di credito cooperativo è un frutto di una enciclica, in particolare l'enciclica di Leone XIII, Rerum Novarum. Servizio anche per questi 6 anni nelle settimane sociali e abbiamo da poco archiviato la settimana di Cagliari dedicata al lavoro e ci apprestiamo a preparare quella che nel 2021 sarà dedicata all'ecologia integrale, quindi al lavoro, all'ambiente e alla salute. Io stasera pensavo di proporvi qualche riflessione sul futuro del lavoro. La parte più interessante sarà quella dello scambio, sarà quella della riflessione comune, del farci domande molto, molto schiette. E parto quindi da alcune delle cose che abbiamo costruito, ma soprattutto che abbiamo appreso nel percorso che ci ha accompagnato fino a Cagliari, nei lunghi mesi di preparazione di documenti, ma anche di scelta di linguaggi, di investimenti su forme di comunicazione un po' innovative per questa forma di creazione di cultura, ma che noi abbiamo voluto non diventasse un convegno, cioè che non prendesse la deriva di un convegno, che sono delle cose degnissime, ma che non incidono. A noi interessava incidere, interessava portare qualche seme di trasformazione. Il seme è una delle cose richiamate nella bella riflessione che ha avviato questa serata proprio da Padre Francesco. E allora abitare il tempo è uno dei temi che ci ha proposto. Abitare il tempo oggi, per noi che abbiamo delle responsabilità da laici e che facciamo il possibile per poter provare a incarnare anche solo una parola dell'insegnamento sociale cristiano, vuol dire dedicarsi al lavoro che c'è, che per fortuna, in Italia riguarda la maggior parte, di coloro che sono in età di lavoro, al lavoro che non c'è, che è la cosa più preoccupante, che vedremo adesso, porta con sé tante conseguenze, e al lavoro che c'è ma non è soddisfacente. Non dimentichiamo il lavoro nero, il lavoro indegno, il lavoro costretto in condizioni non assolutamente accettabili. Allora, le settimane sociali ci hanno accompagnato in un'operazione di denuncia, in un'operazione di ascolto di buone pratiche, perché a noi interessa apportare un piccolo contributo dal punto di vista antropologico, economico e anche di indicazioni concrete, ma soprattutto ascoltare il tanto di buono che c'è, che poi è anche la filosofia dell'economia civile, su cui ci soffermeremo per qualche secondo fra un po'. Io ho preparato qualche slide per accompagnare questa nostra chiacchierata, vediamo se riesco a farle partire e spero anche che voi possiate vederle. Sì, Penso adesso che sì. si debba manovrare così, però non va avanti. Vediamo, forse ci aiuta l'indispensabile Sofia, ti ringrazio fin d'ora. Ecco, bisogna posizionarsi qui. Io posso farlo Oh io. no, no, ci mancherebbe. Allora, noi teniamo un pochino la contabilità di ciò che è avvenuto a Cagliari, ma più come uno stimolo e come una responsabilità, perché ci siamo dati un impegno al termine delle 3 giornate cagliaritane, che è quello di misurare nel tempo l'efficacia delle nostre proposte e qualche cosa potremo trarre come bilancio tra qualche momento. Ma vorrei inquadrare e proporvi di riflettere insieme su questo tema del lavoro, passando attraverso 3 I e 3 D. Le 3 E sono le 3 emergenze, le 3 I sono il mix che vivono soprattutto i nostri giovani e le 3 D sono i 3 divari che, senza dare poi una
un dipinto eccessivamente a tinte fosche, però indubbiamente noi dobbiamo guardare con realismo. Poi il nostro sguardo ovviamente è quello della fiducia, il nostro sguardo è quello dell'impegno, quello della speranza con la S maiuscola, ma non possiamo partire con gli occhi bendati. Le prime emergenze che io ho in qualche modo intrecciato e che poi vorrei proporvi, in particolare su una di queste, sull'ultima di fare un approfondimento, è quella del lavoro, quindi il lavoro che c'è, il lavoro che non c'è, il lavoro che non possiamo chiamare degno, un lavoro degno dell'uomo e della sua missione, sia essa la più umile, sia essa la più, come dire, la più rappresentativa, ma comunque il lavoro è quello che dà dignità, è il vero strumento di cittadinanza, in particolare il lavoro giovanile, e accanto la terza emergenza è quella della denatalità. Per quale motivo la denatalità è preoccupante nel nostro paese? Perché si abbina, per fortuna, ad un fenomeno positivo, che è quello della longevità, ma quando questi due fenomeni, denatalità e longevità, si intrecciano, i risultati sono molto, molto negativi e ci sono delle occasioni che l'intero sistema paese e che soprattutto il mondo del lavoro è sottoposto a una pressione fortissima in termini di necessità di aggiornamento, di modernizzazione, rischia di non cogliere. Quindi il nostro impegno, so che voi tutti siete, come dire, con le mani in pasta, cioè cercate di testimoniare nella misura che ognuno può e che ognuno sceglie il messaggio della dottrina sociale. E secondo me l'impegno che può vederci accomunati è proprio quello di gettare semi che portino risultati reali, incisivi, su queste tre emergenze che sono tra loro intrecciate. Poi ci sono le tre I, e il mix che i nostri giovani si trovano a vivere, che è quello di un paese altamente indebitato, di un paese con un tasso di invecchiamento, e qui vorrei essere preciso, l'invecchiamento non è dovuto al fatto che c'è una longevità che di per sé, soprattutto se è di qualità, è un fatto positivo, ma l'invecchiamento è dato dal fatto che non nascono abbastanza bambini. E il terzo, la terza I è l'instabilità, cioè noi abbiamo una forte instabilità dal punto di vista delle politiche strutturali. Si avviano delle riforme con molta fatica, e quando quelle riforme partono, per qualche ragione o vengono fermate o vengono modificate o vengono depotenziate per far spazio ad altre, ma che non hanno il tempo di dare nel medio periodo e soprattutto nel lungo periodo i loro frutti, e queste tre I, indebitamento, invecchiamento e instabilità, sono fortemente condizionanti. Infine ci sono le tre D, i tre divari. I nostri giovani sono giovani straordinari, hanno grandissime potenzialità, hanno tutte le capacità per affrontare le incertezze, anche qualche prospettiva che noi della nostra generazione non lasciamo in maniera troppo incoraggiante, ma hanno tre divari rispetto alle generazioni precedenti, almeno per un punto, e cioè la voglia di futuro e la fiducia nel futuro. Allora, nei giovani è innata la voglia di futuro, ma attorno molto spesso nel nostro paese, e qui non è un luogo comune, insomma, ci sono tantissimi indicatori anche numerici in questo senso. Noi abbiamo presentato al Festival dell'Economia Civile un modo alternativo di misurare il ben vivere nelle città con dati pubblici selezionati tra quelli messi a disposizione dall'Istat, e abbiamo visto che questa voglia di futuro purtroppo risente molto anche della presenza degli ingredienti dell'economia civile, e comunque c'è qualche differenza territoriale davvero troppo esagerata. La seconda D di divario è quello rispetto ai coetanei di molti altri paesi dell'Unione, nel senso che dal punto di vista dell'indebitamento ci sono situazioni migliori. Dal punto di vista dell'andamento demografico ci sono situazioni migliori, e dal punto di vista della stabilità delle politiche, delle riforme di lungo periodo ci sono situazioni migliori. Quindi in questo senso non c'è un handicap etnico, non c'è un handicap geografico, non c'è un handicap culturale, c'è un handicap di lunga congiuntura, perché quelle tre I che vi rappresentavo poco fa fanno sì che i nostri coetanei abbiano degli stimoli o diciamo delle necessità maggiori dei propri pari età in Germania, in Francia, in Olanda,
in Austria per dover guardare fuori Italia, per dover entrare nel mercato del lavoro più tardi e magari entrarci anche con una capacità di reddito iniziale un po' troppo bassa rispetto ai loro coetanei, magari anche meno preparati dal punto di vista del curriculum scolastico, quindi del percorso formativo tradizionale. Il terzo D è quello del terzo divario è quello delle aspettative e delle prospettive. Le aspettative di entrare nel mondo del lavoro un po' più tardi o le prospettive di dover magari fare un periodo all'estero, finché questa è una scelta bellissima, quando diventa una necessità, voi sapete che l'emigrazione dei nostri giovani è fortemente cresciuta negli ultimi anni e continua ad avere un trend di crescita particolarmente allarmante. Ecco, questo qua, le tre I e i tre D e le tre D di divari, io vorrei provare, vediamo se riesco a fare un passo avanti, a fare un focus con voi sulla denatalità. Ho pensato di offrirvi, agganciandomi anche a qualche cosa di cronaca che abbiamo letto nei giornali nei due giorni precedenti, cioè tra sabato e domenica e anche un po' lunedì, abbiamo visto che le aule delle nostre scuole si vanno svuotando. E allora io sono andato a cercare, partendo da un articolo apparso sulla stampa proprio domenica, quello che ha presentato qualche mese fa la Fondazione Agnelli. E qui vi propongo tre o quattro slide che mostrano, ma basterebbe la prima, quella che probabilmente state già vedendo, l'evoluzione della popolazione da 6 a 16 anni in Europa. E come vedete c'è la linea blu con l'indicatore 85, laddove il numero indice su base 2015 è 100, purtroppo fanalino di coda è proprio l'Italia. Al primo posto c'è la Svezia, e poi al secondo il Regno Unito, la Germania, la Francia, che noi prendiamo spesso ad esempio come un paese dove da 40 anni si persegue una politica demografica ben precisa attraverso i governi, no? Quando dicevo di instabilità di lungo periodo non intendo instabilità dei governi, instabilità di politiche che non debbono avere un colore o non debbono, diciamo così, essere cavalcate o disarcionate da uno schieramento, ma che sono nell'interesse generale, che sono imprescindibili. Ecco, questa lungimiranza noi non abbiamo saputo sceglierla, perché poi noi abbiamo scelto i nostri parlamentari e i nostri governanti. Questa slide già vi dà l'evidenza di quanto la denatalità cominci ad essere già particolarmente visibile nella popolazione scolastica. E questo porta con sé delle conseguenze. Faccio ancora un passo avanti e leggo, citando quello che sintetizza la Fondazione Agnelli, che come voi sapete è specializzata proprio nello studio delle dinamiche educative e formative, sia formali sia informali, quindi sia i percorsi curriculari ma anche quelli non strettamente scolastici. E leggo quindi questi sei punti. La popolazione tra i 3 e i 18 anni in Italia oggi di circa 9 milioni, nel 2028 sarà scesa a 8 milioni, quindi un milione in più nel giro di 9 anni. E questo ovviamente che cosa vuol dire? Che ci sarà la voglia di investire di meno nell'innovazione scolastica, perché probabilmente non è un luogo che purtroppo attira investimenti, quando invece c'è bisogno proprio di rinnovare profondamente la didattica, oltre che gli ambienti scolastici, come sapete, spesso addirittura a rischio. Il secondo elemento, il motivo principale, è la diminuzione del numero di madri potenziali. Quindi andiamo, diciamo così, un po' alla radice, no? Dal 2007 al 2017 le donne residenti in Italia tra 15 e 45 anni, diciamo che poi noi vorremmo magari fare tra 20 e 45, ma la statistica a volte è un pochino rigida, sono passati da 12.240.000 a 10.960.000, quindi un 10% in meno di madri potenziali. Nel frattempo è pure diminuita, oltre ad essere diminuito il numero, è diminuita la propensione ad avere figli. In un decennio, l'ultimo decennio, il tasso di fecondità è sceso da 1,42 a 1,34 figli per donna, quindi meno 6%. Vedete come si intrecciano, no? È come una sorta di spirale che poi porta a delle realtà difficilmente anche sintetizzabili nella loro complessità, ma noi oggi cerchiamo di andare un pochino a fondo. A trainare il declino
è stata la fecondità delle donne straniere, che è passata da 2,31 a 1,97 figli per donna, meno 15%, ma anche le donne con cittadinanza italiana hanno procreato di meno, da 1,32 a 1,26. Penultimo punto, la riduzione dei flussi migratori internazionali, con un saldo migratorio con l'estero sceso dal 7,5 per mille nel 2007 al 3 per mille nel 2017. Voi sapete che invece la percezione che ci viene in qualche modo suggerita e forzata è esattamente il contrario. Infine, alcuni effetti, che vedremo rapidamente in alcune slide, non voglio annoiarvi perché poi vorrei anzi coinvolgervi, alcuni effetti di questa contrazione demografica sul sistema scolastico, che è quello da cui siamo partiti, no? Che è l'investimento fondamentale per poter parlare di lavoro. Una delle cose che noi abbiamo proposto sono stati anche degli emendamenti nella legge di bilancio 2018, in parte accolti, in parte no, per poter intervenire proprio sul sistema scolastico, in particolare su un segmento del sistema scolastico, che è quello della formazione professionalizzante. Ma ovviamente un paese indebitato deve costantemente scegliere dove investire quella piccola fettina di disponibilità pubbliche, perché gran parte della torta, l'80-85% della torta, cioè le risorse prodotte dal paese attraverso il gettito fiscale, deve essere destinato a rimborsare il debito e a pagare gli interessi. Quindi spostare le priorità, ad esempio sul fronte scolastico, sarebbe fondamentale, ma noi siamo di fronte anche a questo fenomeno di contrazione. Quindi le scelte di politica scolastica devono tener conto delle onde lunghe della demografia e darsi una prospettiva temporale adeguata. Proviamo a vedere soltanto una delle successive slide, poi vediamo se riesco a farlo partire. Sì, ecco, per esempio l'evoluzione della popolazione tra 3 e 5 anni, la scuola dell'infanzia, vedete che la contrazione demografica investirà in modo differenziato i territori e i gradi di scuola. La popolazione da 3 a 5 anni, ora non mi soffermo sulle altre fasce d'età, ma sarebbe particolarmente interessante e soprattutto renderebbe ancora più drammatico la prospettiva dei prossimi anni. Nel nord scenderanno, questa fascia di popolazione 3-5 anni scenderà del 14%, al sud del 17%, il più colpito tra l'altro è il sud, no? Voi ricordate, almeno la nostra generazione ricordava, che il sud era anche un po' la parte d'Italia dove nascevano più bambini. Bene, non è più così, è esattamente il contrario. E qui c'è un fortissimo legame con la mancanza di lavoro o con il lavoro precario, perché questo è uno degli ingredienti fondamentali per dare fiducia e far ripartire, far uscire dall'inverno demografico il nostro paese. E al centro, meno 14%. Poi io lascio a Padre Francesco ovviamente queste slide, salto adesso alle altre fasce di età, che corrispondono alle scuole elementari, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e anche la secondaria di secondo grado. E vado verso una prima domanda: che cosa fare? Che fare di fronte a questo fenomeno della denatalità? Io ritengo che ci sia una macro leva e ci siano poi tre leve strutturali. La macro leva è quella che attraversa tutte e tre queste leve strutturali ed è quella del lavoro. Quindi investire sul lavoro vuol dire quattro cose, e cioè dare il prima possibile autonomia ai giovani, e autonomia reddituale vuol dire prendersi la libertà e il lusso di cominciare a realizzare dei sogni. Una parte dei sogni può essere anche quella di mettere su famiglia e anche quello di mettere al mondo nuove vite, ma se non si comincia con un'autonomia che deve arretrare in termini di anni in cui il momento della vita biologica di un giovane e di una giovane in cui questa parte, ovviamente non ci siamo. Poi il lavoro interviene sulla dignità, che è una cosa apparentemente immateriale, ma che poi diventa molto materiale, sulla progettualità familiare e sul coraggio e sulla voglia di futuro. Quindi ci sono intrecci, come sempre, di cose materiali e di cose immateriali, ma la macro leva resta il lavoro. Noi sappiamo che il lavoro cambia nelle sue prospettive, siamo già in piena sperimentazione di carriere segmentate, e quindi occorre che ci siano politiche del lavoro che puntino costantemente sulla formazione. C'è
come dire, quasi un gioco di parole, no? C'è lo skill, il reskill e l'upskill, cioè una costante formazione a cui tutti siamo sottoposti, penso anche noi che svolgiamo i nostri lavori, i nostri mestieri, le nostre professioni, più o meno consapevolmente, siamo continuamente sollecitati ad accrescere i nostri skill, ma c'è anche qualcuno che deve fare il reskill, cioè proprio a riposizionarsi, no? E questa flessibilità la si può avere soltanto se si comincia da giovane ad allenarsi a una formazione che dura tutta la vita, cosiddetta lifelong learning. E poi c'è l'upskill, che è quello di continuare ad accrescere le proprie conoscenze e le proprie competenze. E qui il mix tra conoscenze specialistiche e le competenze, cioè la capacità di reagire a situazioni complicate, di assumersi il rischio, di lavorare in team, no? So, ci sono tutta una serie di cose che conoscete probabilmente meglio di me, perché voi siete imprenditori, professionisti, comunque persone che svolgono lavori responsabili, con pene responsabilità. Quindi la prima macro leva è il lavoro, per le ragioni, almeno per le ragioni che ho tentato di dire. E poi ci sono tre leve su cui al momento si può discutere, no? Dal punto di vista del dibattito politico in questo momento, ma anche nel dibattito politico degli anni scorsi. Tre leve che secondo me sono, in maniera molto chiara e molto netta, politiche fiscali per le famiglie con figli, e questo può diventare, ma ovviamente in maniera strutturale e di lungo periodo, e non dice ma se cambia il governo chissà se ci sarà ancora quella misura, no? Questo non può avvenire, perché altrimenti è soltanto un cerotto che ti illude di poter fare un'iniezione di fiducia, ma in effetti tu non la trasmetti la fiducia. Quindi aiuti e sgravi fiscali che possono essere anche di carattere monetario, sappiamo come in altri paesi, anche con noi confinanti, per esempio la Francia, questo è strutturale da anni. La seconda leva è quello dei servizi, e qui vorrei precisare i servizi sia all'infanzia, che è abbastanza scontata con un'infanzia che va diminuendo, ma anche nei confronti degli anziani. Cioè gli anziani a volte sostituiscono, o in genere, mi auguro, affiancano i bambini e i ragazzi nella destinazione e nell'esigenza di ricevere cure. Spesso sono le famiglie che quando si formano e quando resistono nel lungo periodo debbono dedicare moltissimo tempo ai servizi all'infanzia, ai servizi agli anziani. Molto spesso sono le donne che si occupano dei lavori di cura in casa, con i cari o subito attorno, fuori casa, nelle linee di parentela, e quindi i servizi per l'infanzia, i servizi per gli anziani, accessibili, di qualità, sono indispensabili per poter combattere la denatalità, anche perché consentono alle donne, soprattutto alle donne, adesso poi dirò qualcosa ovviamente anche sugli uomini, di uscire di casa e di esprimersi come vorrebbero e come potrebbero nel mondo del lavoro. La terza leva è quella di azionare politiche di immigrazione selettive. Alcuni nostri paesi partner e allo stesso tempo concorrenti nell'Unione Europea da tempo sanno attrarre e sanno coltivare gli immigrati a più alto potenziale, e questo è un investimento, soprattutto perché c'è consapevolezza, non soltanto si fa accoglienza, non soltanto si fa in questo modo integrazione, ma è tra virgolette una politica egoistica, perché si consente di affrontare la denatalità e di attrarre le migliori menti. Oggi voi sapete la concorrenza più importante non è tra merci, non è tra capitali, non è tra materie prime, ma è proprio tra le menti, quindi formate, flessibili, capaci di adattarsi e anche di viaggiare. Ecco, queste tre, su cui magari possiamo discutere fra un po', consentono anche di guardare con occhi diversi, di lungo periodo, al lavoro in funzione della denatalità. Quando parlo di lavoro, parlo anche, qui sarebbe interessante poi avere anche la vostra esperienza, o anche del racconto di successi o magari di insuccessi, rispetto al rapporto di lavoro, no? Io ho la responsabilità di negoziare il contratto di lavoro per 36.000 colleghi, che sono i colleghi che lavorano nelle banche di credito cooperativo, e il tentativo è quello di dare non soltanto le
insieme ai sindacati, ovviamente, le classiche risposte, ma quello di cominciare a innovare la struttura del contratto, non soltanto con lo smart working, ma nel favorire la genitorialità e quindi l'essere padre e l'essere madre con pari responsabilità, se possibile, ma con pari opportunità di lasciare, tra virgolette, il mondo del lavoro, utilizzare per un lungo periodo, prendere dei congedi, ovviamente, e ripetutamente nella fase di crescita dei bambini, non soltanto nei primi mesi, e lo stesso per quanto riguarda la cura degli anziani o la cura di persone con fragilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi si può intervenire, si deve intervenire anche nei contratti di lavoro, oltre che nelle politiche pubbliche che qui ho provato a raccontarvi. Qui io avrei pensato di ascoltarvi e di porvi una domanda, ho messo dei post-it appositamente, e la domanda è questa: cosa posso fare io, cosa ho già fatto, cosa non sono ancora riuscito a fare nel mio ambiente di lavoro? Quindi da una parte vedete a sinistra le possibili azioni o strategie e dall'altra parte gli strumenti, quindi un momento di dialogo molto concreto, molto franco, e ovviamente ci raccontiamo, anche io non mi sottrarrò, ovviamente qualche piccolo successo e qualche piccolo fallimento. Vi ascolto volentieri. Adesso per ascoltarmi dovremmo bloccare. Sì. Dunque, allora, per ascoltarci dobbiamo adesso prenotarci e quindi vi viene data poi la parola, prendo il volume. Giusto, Sofì? Esatto, sì. Poi vi prenotate in chat e io vi apro il microfono e intervenite. Si prenotano, vi danno il volume e io lo resto. Molto bene, noi siamo nelle mani di Sofia. Perfetto. Molto chiaro. Vediamo se arrivano prenotazioni, se no possiamo incoraggiare con qualche altra riflessione e poi ci fermiamo di nuovo. Allora, se non ci sono richieste di intervento, io faccio, come vi dicevo, porto una piccola testimonianza. No? Noi abbiamo, mi soffermo sull'esempio della leva dei contratti di lavoro, perché poi alla fine noi siamo chiamati a provare, a tradurre nelle responsabilità piccole o grandi che abbiamo, quello che tentiamo di raccontarci in momenti come questi. E una delle leve che ho a disposizione insieme a altri colleghi, ovviamente, è quella di poter caratterizzare un contratto di lavoro. Il contratto di lavoro può recepire le esigenze dei lavoratori, può recepire le esigenze dei datori di lavoro, ma può anche recepire gli interessi comuni di esigenze datore di lavoro, che è ad esempio quello di curare nei territori, le nostre sono banche di territorio, banche di comunità, che per normativa raccolgono il risparmio in un territorio e almeno per il 95% lo reinvestono, lo impiegano, finanziano famiglie e imprese, quindi economia reale in cui il territorio è la cosiddetta mutualità di territorio, che è una componente della finanza civile, dell'economia civile, eccetera. Ebbene, nei territori, rispetto alle metropoli, ci sono esigenze spesso diverse, ci sono reti di fiducia, reti amicali, reti di collaborazione a volte più estese o comunque più dure di quelle che abbiamo nelle grandi metropoli. Ebbene, però, un fenomeno crescente è quello del volontariato, quindi della richiesta di dedicare tempo ad associazioni che magari fanno assistenza a giovani, ad anziani, a persone portatrici di handicap. C'è un segnale che la batteria è quasi scarica, non so se dobbiamo collegarla. Non è collegata.
Ecco, forse dobbiamo collegare il cavo. Dicevo, una delle... Chiudo il segnale. Una delle esigenze è quella di creare una banca del tempo all'interno di ciascuna delle nostre 270 banche per poter mettere a disposizione fino a 5 giornate di lavoro l'anno che io posso o utilizzare per attività di volontariato, quelle che non utilizzo le cedo, le dono ad altri colleghi in una banca del tempo aziendale. Le nostre banche vanno da un minimo di 10 dipendenti a un massimo di 1550, quindi se non ci si conosce tutti e più o meno. Ecco, questa misura è stata fortemente richiesta in alcune zone d'Italia, direi in maniera abbastanza sparsa, e poi una volta approvata, devo dire senza nessuna difficoltà, nel dialogo, nella discussione, nel negoziato con le organizzazioni sindacali, però poi ha trovato delle resistenze in alcuni territori, e questo ci ha stupito perché pensavamo che invece questa voglia di solidarietà fosse diffusissima. Questo ci ha fatto capire come anche le misure che ci sembrano più innovative e più rispondenti ad esigenze che tra l'altro venivano espresse, hanno invece bisogno di essere accompagnate, di essere probabilmente anticipate anche da una preparazione del terreno. Quindi diciamo che in parte è stata di successo, in parte non è stata di successo questa iniziativa. Se poi vi venisse in mente di raccontare qualche storia analoga, ovviamente ben contenti. Torno al cammino della 48esima settimana sociale di Cagliari. Abbiamo, come vi dicevo, potuto godere, grazie anche a intelligenze particolarmente frizzanti come quelle di Padre Francesco e di altri come Professor Magatti, Professor Becchetti, Franco Miano, insomma Alessandra Smerilli, che pure è stata con voi qualche settimana fa, poter accumulare almeno quattro cose, e cioè fiducia, contenuti, impegni e soprattutto un metodo, che è quello della proposta, ma soprattutto quello dell'ascolto, quindi quello che è stato chiamato anche come cammino sinodale, per cui diciamo che le settimane sociali si sono svolte soprattutto prima di Cagliari, poi a Cagliari c'è stato il momento della visualizzazione, della sintesi. Il secondo tesoro che abbiamo accumulato è quello dei documenti, le relazioni, i filmati, le immagini, un sito, e tra l'altro i consigli e gli incoraggiamenti di Francesco sono stati qui fondamentali. Abbiamo anche prodotto un film per poter parlare a pubblici non necessariamente vicini culturalmente o come radice storica, diciamo, a quello della dottrina sociale, ma poi comunque molto sensibile invece al tema del lavoro, quindi quello che si chiama un docufilm che abbiamo presentato anche al Festival del Cinema qui a Roma. Il terzo tesoro è quello delle 500 buone pratiche che abbiamo raccolto e accumulato nel corso dell'anno di preparazione, e poi delle proposte di intervento normativo e i primi risultati che abbiamo potuto registrare sia a livello nazionale con alcuni emendamenti introdotti nella legge di bilancio del 2018, che era in discussione in quell'ottobre 2017 quando tenemmo le giornate a Cagliari, e anche qualche piccolo segnale in campo europeo, in particolare con la nascita dell'autorità europea sul lavoro. Sapete che esistono autorità per tutte, in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, ma non esisteva ed era significativo anche un'autorità in materia di lavoro, cioè quella che consentisse il passaggio dalle situazioni di lavoro a non lavoro e che consentisse in qualche modo una formazione adeguata in quelle fasi appunto di assenza di lavoro. E questi sono alcuni dei risultati che abbiamo incapsulato. E vorrei... Sì? Manca corrente, ok, ci spostiamo, facciamo un po' di... Un secondo, scusatemi. Stranissima sta cosa, non è capitato. Scusami Sergio, sai? Funziona? Sì. Non c'è da scusarsi, abbiamo cambiato scenario, così anche il fondale è diverso. Qui ho richiamato un paio di citazioni, una che sicuramente conoscete, che vi sarà
già stata proposta, che è il numero 128 della Laudato Si, che ovviamente ci ha guidato, ci ha ispirato insieme ad altre e anche insieme ad altri lavori di Papa Francesco nella settimana sociale dedicata al lavoro, e che ci ispirerà proprio per essere la summa anche scientifica dell'ecologia integrale per la prossima settimana. Ma che cosa interessa qui, prossima settimana sociale intendevo, cosa interessa sottolineare? Queste pochissime ma densissime righe di Papa Francesco. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, è una via di maturazione, è una via di sviluppo umano e di realizzazione personale. Il vero obiettivo, quindi noi abbiamo tradotto il vero obiettivo di chi tenta di dare un contributo, è quello di educare vite che diventano degne mediante il lavoro. Ovviamente ci sono responsabilità pubbliche, ma ci sono responsabilità familiari e ci sono anche responsabilità individuali. Vediamo se sì, la corrente adesso arriva e quindi siamo tranquilli. Provo a far scorrere la diapositiva successiva, ecco. E abbiamo poi, ho poi scelto dall'Instrumentum Laboris, che è questo libricino che forse avete avuto modo di vedere, è un libricino molto asciutto con 70 paragrafi e 30 di questi paragrafi sono delle proposte. Che cosa si dice al paragrafo numero 20? Il lavoro è degno quando rispetta la vita e quando rispetta l'ambiente. Quindi è una sintesi di cose dette anche, se vogliamo, in maniera anche più efficace, ma quello che noi volevamo trasmettere è anche una dimensione economica, cioè la stabilità e la produttività delle aziende che puntano sulla coerenza sociale e sulla coerenza ambientale, quindi su una sostenibilità, come si dice oggi, sia dal punto di vista dell'inclusione, quindi dell'inclusività, e dal punto di vista ambientale, sono anche quelle che in genere mostrano una migliore performance in termini proprio di produttività, di competitività, di capacità di stare sul mercato. Quindi a noi interessa non soltanto una ripetere con parole diverse ciò che ci viene già detto in maniera molto efficace dalla dottrina sociale, e soprattutto quella di Francesco, ma tradurla anche con un vestito economico credibile, quindi con dei numeri. Che cosa abbiamo potuto vedere in termini di incisività? Poi fra 8-10 minuti termino questa prima serie di proposte e ovviamente sono a disposizione per il confronto. Intanto abbiamo costantemente tenuto presenti i due piani, quello italiano e quello europeo, perché ci sono delle scelte che non possono che essere favorite a livello europeo, perché poi alcune direttive e alcuni regolamenti nascono a Bruxelles, quindi occorre incidere nella fase ascendente delle norme per far sì che quelle norme siano coerenti con quello che noi ci poniamo come obiettivo. In Italia abbiamo puntato per esempio sulla formazione professionalizzante, e se c'è tempo vi citerò un emendamento soltanto per darvi l'esempio concreto di cui poi, di come poi si tenta di incidere anche a livello normativo, e i piani individuali di risparmio, che sono stati una buona introduzione, una buona novità proprio nel 2017 e che adesso stentano a sprigionare tutto il loro potenziale di finanziamento delle micro e piccole imprese per alcune rigidità che vediamo fra un attimo. A livello europeo abbiamo sostenuto la nascita dell'autorità europea per il lavoro, con le funzioni che vi dicevo, una risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018, quindi 5 mesi dopo la conclusione di Cagliari, contro il dumping fiscale, e cioè evitare che all'interno dell'Unione Europea ci siano, e purtroppo esistano ancora, paradisi fiscali e comunque politiche fiscali che invitano allo sradicamento di impianti industriali, ne abbiamo in mente alcuni per esempio in Piemonte, ma ce ne sono un po' in tutta Italia, che sono stati trasferiti da proprietà sia italiane sia non italiane verso luoghi in cui c'è un costo del lavoro, c'è un peso fiscale più basso. E poi abbiamo cercato di intervenire a livello normativo bancario affinché ci fosse un incoraggiamento, viene chiamato supporting factor, per gli investimenti nella finanza sociale, nella finanza green o verde, e un emendamento in particolare ad un regolamento sui requisiti di capitale delle banche,
E poi abbiamo proposto che accanto alla leva dell'inflazione lo statuto della Banca Centrale Europea potesse tener conto della leva dell'occupazione. Il parametro dell'occupazione è già presente nello statuto della Federal Reserve negli Stati Uniti e nello statuto della Bank of England, quindi noi sappiamo che la costruzione sia politica sia di unione economica è incompleta nella nostra Europa, non abbiamo alternative, dobbiamo sicuramente caratterizzarla in maniera diversa. Una di queste modalità, magari nel medio periodo, è proprio quello di affiancare al parametro dell'inflazione anche il parametro dell'occupazione. Abbiamo visto che funziona negli altri, le altre due realtà che ho citato, e quindi è storicamente favorevole come prova. Salto alcuni esempi e vado ricapitolare quei 30 passi che abbiamo individuato come necessari, alcuni dei quali si sono in parte realizzati, altri sono invece un po' più indietro, e comunque riguardano quattro filoni fondamentali. Rimuovere gli ostacoli che impediscono il lavoro e quindi creare un ecosistema favorevole per chi crea lavoro e per chi lavora. Per chi lavora pensiamo soprattutto alla fortissima incidenza del cuneo fiscale, no? Voi sapete che il costo del lavoro per un imprenditore è molto molto più alto rispetto poi allo stipendio, al salario percepito dal lavoratore e dalla lavoratrice, e ovviamente anche meno lacci e lacciuoli per chi crea lavoro. Un secondo filone è quello di invertire la rotta di una cultura che crea la corsa al ribasso sui costi del lavoro. Faccio soltanto un esempio: tutti noi, anche io ovviamente, siamo attratti dai prodotti sotto costo che periodicamente i supermercati ci propongono. Facciamo l'esempio più banale, che è quello del latte. Quando c'è un litro di latte sotto costo, c'è sicuramente qualcuno che paga quel costo. In genere non è mai il distributore, non è mai il mediatore, è il produttore, cioè il lavoratore. La stessa cosa vale per esempio per la passata di pomodoro o per un certo tipo di frutta. Allora, è chiaro che tutti dobbiamo fare i conti, soprattutto chi ha lavori precari o addirittura vive situazioni di non lavoro, con l'arrivare alla fine del mese. Ma per chi non ha questa strettissima necessità, per tutti gli altri, il prodotto sotto costo deve diventare un segnale d'allarme. Vuol dire che lì il lavoro è sfruttato o è nero, comunque non è degno. E allora per quale motivo siamo arrivati, quasi trascinati inconsciamente ad essere attratti a non porsi più questa domanda? Perché la concorrenza internazionale, non vorrei usare il termine che dice tutto e ormai dice poco, cioè la globalizzazione comunque ha sicuramente aperto delle grandi strade, ha aperto processi di sviluppo, ma ha anche puntato esclusivamente sulla valorizzazione del capitale e invece ha penalizzato il costo del lavoro, e questo ovviamente penalizza soprattutto economie come le nostre, che debbono costantemente esportare, ma debbono esportare sulla qualità del prodotto, della filiera del prodotto, e non certo sul costo del lavoro, perché altrimenti facciamo passi indietro. Terzo filone, sarò più rapido ora: ridare dignità a coloro che sono esclusi, a coloro che sono fragili, a coloro che sono scartati, che è un termine di Papa Francesco, favorendo il loro reinserimento. Abbiamo trovato tantissime esperienze nelle 500 pratiche che hanno anche questa attenzione, e quelle imprese sono spesso anche particolarmente brillanti. E poi porre il patrimonio culturale come volano per l'economia italiana, lo si dice spesso, ma c'è anche chi ha teorizzato che con la cultura non si mangia. Noi sappiamo che invece la cultura è una fonte anche di valore economico e di valore immateriale. Abbiamo fatto quattro proposte specifiche al governo italiano: rimettere il lavoro al centro dei processi formativi, in particolare tutta la formazione, ma soprattutto la filiera formativa professionalizzante, che è quella più indietro in Italia. Non c'è tempo per fare esempi. Questo è l'emendamento che è stato presentato al Senato da alcuni senatori e senatrici che erano presenti a Cagliari e che sono rimasti impressionati e anche hanno adottato la proposta. E qual è stato l'effetto dell'emendamento? È che sono aumentati, vedete forse le cifre, le dotazioni per la formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, l'apprendistato professionalizzante e le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Quindi, come dire,
alla fine la fetta disponibile per le politiche attive del lavoro e dell'istruzione, come vi dicevo, è molto piccola, ma l'indirizzo e la scelta fa la differenza. In questo caso abbiamo avuto ascolto da parte della maggioranza e del governo di allora. Seconda proposta era la canalizzazione dei risparmi dei piani individuali di risparmio verso platee di imprese non soltanto quotate, ma che rispondano a precise caratteristiche di coerenza ambientale e sociale. Con la legge di bilancio 2019 in corso, qualche piccolo passo avanti si è fatto, si deve fare ancora molto, vincendo delle rigidità. Però su questo abbiamo trovato attenzione da parte sia del governo precedente sia del governo attuale. E qui c'è un emendamento di allora che salto. Un'altra proposta molto concreta che presentammo all'allora Presidente del Consiglio è quello di accentuare il cambio di paradigma del codice dei contratti pubblici, il codice degli appalti, che oggi è di nuovo al centro della discussione. E lì proponemmo tre cose: potenziare i criteri di sostenibilità ambientale, inserire tra i criteri reputazionali i parametri di responsabilità sociale, ambientale e fiscale, con la certificazione di un ente terzo, e terzo elemento, è varare un programma di formazione delle amministrazioni sul nuovo codice. Sembra banale, ma fu particolarmente apprezzata dal governo di allora, perché in effetti investire nella formazione affinché le amministrazioni, sia centrali sia periferiche, potessero interiorizzare le ragioni del codice degli appalti, che tenta di mandare avanti le piccole, le medie, le grandi opere, ma creando lavoro sano e senza dimenticare la sostenibilità ambientale. Su questo non abbiamo fatto passi avanti e quindi riconosciamo anche laddove non siamo stati efficaci. La quarta proposta è quella di tener presente la possibilità di rimodulare l'IVA. Voi sapete che l'IVA è una tassa, intanto che ha uno schema di riferimento, una legge quadro, diciamo così, europea, e con margini di manovra particolarmente ridotti. E quando si parla di IVA nel nostro paese si parla sempre della clausola di salvaguardia e si pensa al rischio di doverla aumentare. Bene, qui noi proponevamo di rimodulare le aliquote IVA per le imprese che producono rispettando criteri ambientali e sociali minimi, misurabili oggettivamente, e a saldo zero per la finanza pubblica. Cioè dare anche un incentivo attraverso l'IVA affinché una modernizzazione, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma dal punto di vista della sostenibilità, potesse essere incoraggiata. Un piano per l'Europa vedeva tre proposte. La terza ve l'ho già detta, quella dell'integrazione dello statuto della BCE del parametro dell'occupazione. La seconda proposta è quella di considerare gli investimenti infrastrutturali e gli investimenti produttivi, anche quelli privati, con un trattamento contabile che non incida sulla disciplina di bilancio, quindi che non vada a intervenire sul deficit. Questo in parte è stato accolto, in parte no. Confidiamo nella nuova legislatura che partirà da fine maggio. E poi il tema più scandaloso, se vogliamo, l'armonizzazione fiscale e l'eliminazione dei quattro paradisi fiscali interni all'Unione. Queste sono le nostre proposte. Io mi fermerei qui. Ho forse soltanto un'ultima un'ultima cosa da illustrarvi per completezza di informazione, cioè i quattro criteri con cui abbiamo selezionato le 500 buone pratiche, che sono la generatività, e cioè la capacità di creare valore economico e con esso posti di lavoro; secondo, l'originalità, cioè nuove tipologie di imprese sostenibili o anche l'evoluzione di imprese tradizionali; terzo, la riproducibilità, cioè la possibilità che vengano replicate quelle esperienze, ovviamente incarnandole nei territori, nei contesti culturali della nostra Italia, e la fertilità possibile di quelle idee appunto in altri ambienti; e infine la verificabilità e la maturità, cioè non siamo andati a selezionare soltanto dei progetti di impresa, anzi non li abbiamo selezionati, abbiamo incluso le imprese che già hanno realizzato e hanno pubblicato bilanci, perché devono essere documentati e queste esperienze già mature, quindi buone pratiche e non buoni progetti, che pure sarebbero già delle cose interessanti. Io mi fermerei qui e ascolto le vostre domande, i vostri commenti, anche le vostre opinioni diverse. Bene, io volevo ringraziare di cuore Sergio Gatti. Come avete visto, il dottor Gatti è un grande centrocampista.
della Chiesa italiana, perché sa segnare, ma sa soprattutto anche difendere. E poi soprattutto attraverso la competenza noi con laici così come Chiesa possiamo anche rifondare il nostro agire. Io vivendo all'estero, questo l'ho capito ed è chiaro per molte Chiese ormai europee e anche non, gradualmente stiamo riuscendo a portarlo anche in Italia, questa capacità e questa nuova cultura di far parlare i laici sui temi grandi. Il tema del lavoro è il tema urgente, secondo me. Poi voi sapete, conoscendomi, che gli altri due grandi temi sono, secondo me, quello della giustizia, intesa come riparazione, non come vendetta. Il terzo grande tema è la gestione della longevità, col dare lavoro ai giovani. Insomma, ecco, questi sono i grandi temi urgentissimi oggi. Quindi io volevo chiedervi di sbloccarvi dalla timidezza questa sera, che in genere siete sempre molto, di prenotarvi e di fare domande. Ci diamo 20 minuti, mezz'oretta, insomma, 20 minuti insomma, di domande, per poi chiudere, insomma, salutarci e così, congedarci per preparare il nostro nuovo incontro. Chi inizia? Flacco. Sì, dov'è? Buonasera. Mi sentite? Aspetta, Sì, sì. Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Avevo il volume un po' basso. Buonasera, ciao. Padre Francesco. Ciao, mi ciao, permetto ciao. Un saluto particolare al dottor Gatti, con cui ci siamo conosciuti per alcune attività del movimento giovanile dei soci del credito cooperativo. Sì. Ero in consulta nazionale. Nessuno è perfetto. Ti ascolto volentieri. Direttore, io trovo molto, molto interessante il discorso relativo alla necessità di intendere il lavoro come espressione della dignità dell'uomo. E la cosa che mi ha suscitato una particolare curiosità era quello che diceva sulla difficoltà che si era riscontrata in alcuni contesti cui faceva riferimento, sulla applicazione dei criteri di solidarietà reciproca tra i lavoratori. Lei parlava della condivisione dei periodi di tempo utile per attività, diciamo a margine della vera e propria attività lavorativa, che non si è riuscita a concretizzare nell'esperienza di alcune realtà del credito cooperativo. E quello che le vorrei chiedere è, alla luce dell'esperienza che è stata fatta, come si può riuscire a motivare le persone allo scambio reciproco di esigenze? Perché poi penso che nell'ambiente di lavoro questo sia essenziale, una sorta di conoscersi a vicenda per capire quale possa essere il proprio ruolo all'interno di un team, di un gruppo di lavoro, quindi capire cosa poter fare per gli altri e di cosa effettivamente si ha bisogno singolarmente. Ottimo. Raccogliamo un po'. Sì. Raccogliamo un po' di domande. Dove mi sento? Sì, c'è Onofrio. Onofrio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Onofrio. Ciao, grazie della bella e appassionata meditazione sul tema del lavoro. Volevo un po' capire se dalla presentazione mi era, diciamo, sfuggito oppure non c'è stato un riferimento ad una formazione per i giovani all'autoimprenditorialità, alla necessità di avere anche delle forme di finanziamento come il microcredito, che potessero, ho visto che un po' si parla di formazione alla professionalità, formazione professionale, si è parlato di livello alto di cultura e formazione dei giovani, però ecco, bisognerebbe forse anche pensare ad una forma di incoraggiamento dei giovani a cercare e ad investire prima di tutto sul proprio territorio locale, far amare e radicalizzare sul proprio territorio locale, però per farlo occorre dare loro una cultura e formazione all'autoimprenditorialità e possibilmente anche delle forme imprenditoriali
il cui accesso al credito sia piuttosto semplice e non complesso. E magari non so, con riforme progettuali o d'altro, perché in questo modo potrebbe innescarsi un circuito di innamoramento profondo del proprio territorio da parte del giovane, quindi potrebbe essere una soluzione non solo per evitare l'immigrazione dei giovani all'estero, ma anche per aumentare un po' la natalità. Viste le, diciamo, mutate condizioni e migliorate condizioni di carattere economico. Non so se magari può fare un cenno anche a questo. Certo, volentieri. Altri? Alberto? Oh, povero Alberto, lo faccio spaventare. No, perché è il quadrato. Faccio la chiamata diretta. No. Alberto va volontario alla seconda ora. No, voi siete protagonisti su questo tema, veramente, date lavoro. Per esempio, gli imprenditori che danno lavoro, quali sono i punti di contatto e magari i punti su cui vorreste magari approfondire? Gli imprenditori di Prato, di Veneto anche. Chi è? Cos'è questo? No. Va bene, provo intanto a fare qualche riflessione. Intanto rispetto alla prima questione, che prende proprio spunto da un parziale successo o parziale insuccesso, no? Noi avevamo interpretato che c'era una voglia comunque di mettersi a disposizione per cinque giornate l'anno, ovviamente sono tante, se vogliamo, consideriamo quante sono le ferie, insomma, quindi complessivamente una buona percentuale per iniziare una sperimentazione. E invece abbiamo trovato, come accolto bene anche Flacco, una certa resistenza. E qui abbiamo capito che c'è stato sia un difetto di accompagnamento, diciamo, della novità contrattuale, tra l'altro è freschissima, è del 9 gennaio la firma del contratto che prevede anche questa clausola, e soprattutto un difetto di formazione, cioè laddove la cultura cooperativa è stata alimentata da investimenti formativi che quella singola cooperativa bancaria in quel determinato territorio ha deciso di realizzare, e probabilmente l'humus culturale, al di là della forma giuridica della banca cooperativa, è stato costantemente rinfrescato anche nei lavoratori. Laddove questo non ha funzionato, probabilmente questa solidarietà tra, soprattutto per essere a loro volta solidali, e tra lavoratori si è un po' persa, no? E questo ovviamente ci fa riflettere, perché a volte può essere un caso, ma laddove queste situazioni si ripercuotono e si ripetono, c'è un problema di formazione. E noi facciamo una formazione che sia tecnica bancaria, sia identitaria mutualistica, ma ovviamente lasciata alla libera iniziativa delle singole banche di cooperativo, che sono tutte dotate di licenza bancaria individuale, quindi hanno autonomia nella decisione. E il tema della formazione è quello che sollevava anche Onofrio. In effetti io non ho avuto modo e tempo di soffermarmi nella seconda parte delle slide, che però non vi propino e neanche vi minaccio di propinarvi, c'erano alcune buone pratiche che prendevano proprio spunto da iniziative di autoimprenditorialità, una parte delle quali, non tutte, anche nate nell'ambito del fecondissimo progetto Policoro, dove si univano la formazione all'autoimprenditorialità, un minimo di formazione manageriale, ma probabilmente poi Onofrio l'avrà anche vissuta in prima persona, quindi non devo andare troppo nel dettaglio, un accompagnamento con forme di credito che in genere venivano erogate o da finanza mutualistica o da finanza etica, quindi sostanzialmente o da banche di credito cooperativo o da banca etica, l'avvio nel mondo imprenditoriale ovviamente è qualcosa di
come dire, che richiede anche una psicologia, se vogliamo, no? Sono studi, soprattutto anglosassoni, ma non solo, in cui si innescano una serie di dimensioni culturali, ambientali, di provenienza familiare, di dotazioni di talento personali, ma tutto questo può essere alimentato, può essere accompagnato da quella che Onofrio chiamava una formazione all'autoimprenditorialità. Quindi creare il lavoro per se stesso e creare per gli altri è sicuramente una forma principe in termini di incarnazione, soprattutto in alcuni territori, nelle aree interne della dottrina sociale cristiana. Non a caso una delle derivate, diciamo così, successive alle giornate di Cagliari è proprio quella che si intreccia col progetto Policoro, che ha compiuto, mi sembra, 20 anni, se non di più, ed è stato oggetto anche di rifinanziamento e soprattutto di rialimentazione in termini di innovazione, anche di estensione oltre le tradizionali aree, come sapete. Quindi condivido il tema del creare, puntando sulla creatività, puntando sull'intrapresa invece che sull'attesa, è una delle strade. Se posso qui aprire una parentesi, la conferenza episcopale è stata invitata in audizione nel corso dell'iter di conversione del decretone cosiddetto, cioè del decreto che aveva proprio interno anche le norme sul reddito di cittadinanza, e la conferenza episcopale ha scelto di inviare una piccola delegazione del comitato delle settimane sociali. Quindi ho potuto partecipare anch'io a un dibattito alla Camera dei Deputati, che in parte è stato anche travisato per alcune agenzie che hanno voluto sottolineare alcuni punti di contrasto. D'altronde sappiamo che un certo tipo di informazione va a cercare l'incidente piuttosto che tutto ciò che è stato detto o di positivo o di negativo, ma sempre in termini costruttivi. Una delle cose che noi abbiamo proposto è stato proprio quello che si potenziasse una norma che prevedeva già nel passaggio al Senato era stata migliorata in questo senso, ma la Camera si poteva fare ancora di più, che prevedeva che il reddito di cittadinanza potesse essere accumulato per esempio per un semestre e diventasse quel semestre la base per avviare un'iniziativa imprenditoriale, possibilmente incoraggiando la sera in forma di cooperativa, perché sappiamo che il lavoro cooperativo porta con sé delle complessità, se vogliamo, ma anche tanti valori. La maggior parte delle imprese del progetto Policoro non a caso hanno la forma cooperativa, e quindi si potesse trasformare il reddito cittadinanza in un reddito di iniziale imprenditorialità, eventualmente sostenuto dai fondi mutualistici della cooperazione, ce n'è uno in cui ho anche un ruolo, quindi portando esperienze concrete, e se possibile coinvolgendo poi i soggetti del terzo settore che erano rimasti un po' fuori. Ecco, questo è un esempio di come l'autoimprenditorialità possa anche, se c'è una scelta politica ben precisa, innestarsi in provvedimenti. La norma non è stata variata come noi avevamo chiesto e in qualche modo diciamo così, fatto pressione affinché avvenisse. In ogni caso c'è un accenno a questa politica attiva del lavoro attraverso la formazione di imprese e la formazione all'autoimprenditorialità. Altre domande? Grazie Sergio. Prego. Grazie al portone. Questo non si può andare allo spot. Sono libri per te. No, ecco, se posso aggiungere una cosa, sono arrivato con 2-3 minuti di ritardo, ma poi c'è stato, come dire, per fortuna il traffico di Roma, perché ho partecipato alla presentazione di un libro che ha come titolo La banca della gente, e che è la storia della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che è una banca mutualistica che è nata in una borgata, la borgata Finocchio, 65 anni fa, al 38esimo chilometro della via Casilina, e oggi quella banca è la più grande, la Cassa Rurale è la più grande banca di cooperativo italiano, con 190 sportelli, ma i 70 che ha a Roma, nel comune di Roma, ne ha 50, cioè il 70% nelle periferie. Quindi in questi giorni abbiamo letto cose purtroppo complicate e dure sulle periferie. La scelta di questa banca, che pure ha conosciuto uno sviluppo notevolissimo, è stato quello di restare nelle periferie. Quindi 50 sportelli su 70 sono
non nel centro storico. Allora, per quale motivo lo cito? Perché la BCC di Roma è seconda in Italia per microcredito ed è soprattutto il microcredito imprenditoriale che è quello che ha a cuore Onofrio. Quindi è sicuramente una cosa su cui puntare, anche se poi bisogna andare a distinguere, cioè microcredito finalizzato non solo alla restituzione del piccolo credito, ma soprattutto alla trasformazione di quella famiglia o di quell'individuo, di quella cooperativa, nell'essere capace di stare sul mercato prima, meglio di come stava prima di prendere il credito. Quindi ci interessa il risultato, non soltanto la restituzione del credito. Francesco Iacovini, sì? E poi Farrugia. Bene, facciamo. Se potete fare le domande, Francesco, e poi. Buonasera. Mi sentite? Non sentiamo. Mi sentite ora? No, non è colpa nostra. Ti sentiamo piano piano, Francesco. Ora vediamo se riusciamo, forse ti devi avvicinare al microfono? Non so se, perché non è il mio PC stasera. Ancora un po' di più. Ok, così praticamente vedete la mia... Meglio, ma ancora di più. Va bene, mi sentite ora? Sì. Allora, ti sentiamo molto, molto lievemente. Molto lievemente. Devi avere il microfono basso, Francesco. Proviamo. O sei stato boicottato a Ferrovie dello Stato oggi? È probabile. Questo è plausibile. Prova a parlare. Adesso? Va meglio? Guarda, allora noi ti sentiamo se basso, basso, basso. Prova a farci la domanda. Lasciamo pure la parola a Claudio se volete, almeno non gli dobbiamo spazio. Non so se mi sentite ancora? No. Pochissimo. Ok, allora lasciamo la parola a Claudio, poi vedo un attimo di organizzarmi. Ah, va bene, sì. Ok, sentiamo Claudio. Prego. Okay. Mi sentite? Sì. Sì. Ok, in una delle slide non sono sicuro se ho capito bene, ma lei ha proposto che una delle misure per combattere la natalità sarebbe quella di introdurre immigrazione selettiva. Ho capito bene? Sì. Come cristiano... ho un po' di fatica di accettare quel tipo di proposta. Sul livello economico forse fa senso, perché ovviamente è meglio avere un labor force che è più qualificato che quello non è qualificato, perché anche per... l'added value nell'economia è superiore. Ma in una popolazione in declino, non pensi che ci vuole un mix di lavoro specializzato, semiqualificato e qualifica basse anche? Mm-hmm. Bene, grazie. Grazie, Claudio. Claudio. Francesco, proviamo, riproviamo. Prego. Adesso come va? Mi sentite? No. Mi sentite ora? Un po' meglio. Prova a farla. Prova. Ci avviciniamo al computer e cerchiamo di ascoltare. Allora, la prima era più che una domanda, un tentativo di racconto, così come proponevate prima. Io sono stato chiamato dall'azienda per cui lavoro da qualche mese a occuparmi di un progetto che, diciamo, vuol mettere in piedi il processo per appunto il reskilling, cioè per cercare di riqualificare le persone che non sono utilizzate proficuamente, per un vasto programma, e poi cercare di ricollocarle. Quindi sono confrontato con due, diciamo, tentazioni che ci sono in questi casi. Una tentazione che è quella di, diciamo, ritenere questa come una mission impossible, diciamo la tentazione dei cinici, quelli che dicono non ce la faremo mai, non ce la farete mai, le resistenze culturali. Però la tentazione che c'è, che io ho visto nel corso di questi mesi, è anche quello di poi di vivere queste iniziative, diciamo, di innovazione come iniziative da convento. No,
Giusto, abbiamo avuto un tamburo che ci suonava nell'orecchio, aspetta un secondo. E siamo rimasti alla seconda tentazione. Ah beh, quindi siamo andati abbastanza avanti. No, la seconda tentazione è di vivere queste cose, queste iniziative, come una esperienza da convention, cioè come un abbellimento, qualcosa che io faccio per raccontarlo in qualche modo sui giornali, fondamentalmente per vendere all'esterno. Quindi, come dire, il contributo che forse in questi casi noi possiamo dare, il nostro piccolo, chi come me ci si trova, diciamo, un po' con le mani sopra, è quello di trovare la via autentica di questi esperimenti, per quanto comunque difficili, diciamo, fatti di una semina lunga, di risultati che si vedranno tra qualche anno. Poi volevo fare anche una piccola domanda che invece è più così giornalistica, se posso dire, e cioè questo treno. Ecco, ora io non sento più nulla. Mi sentite voi? Io non sento nulla. Mi senti? Adesso sì, adesso sì. Ok. La domanda era come facciamo a, viste anche tutte le cose belle che lei ci ha raccontato, adesso citando anche da ultimo l'esperienza qui su Roma, come facciamo a riqualificare il mondo della cooperazione in senso lato, quindi cooperazione che tiene dentro anche il credito, dopo la cattiva stampa degli ultimi anni che magari corrispondeva anche alla volontà di un attacco da parte di altri soggetti, attori, protagonisti, diciamo, del mondo sociale economico. Oggi la cooperazione non sempre gode di buona fama, insomma, indirettamente, perlomeno nel mainstream, mentre invece le cose che fa buone sono molte. E come facciamo a rilanciare il brand? Bene, grazie per queste domande e riflessioni. Comincio con rispondere a Claudio, e riconosco che l'aggettivo selettivo si presta a interpretazioni negative, quindi lo ritiro, nel senso che lo cancello da quella slide, però vorrei essere chiaro su questo. Intanto condivido il fatto che intanto c'è una non solo un dovere, ma uno slancio di accoglienza per chi arriva, purché ovviamente ci sia poi la possibilità di integrare realmente, no? Quindi può molto il singolo cittadino, possono le associazioni, possono le strutture locali, anche le amministrazioni pubbliche locali, ma poi occorrono dei processi organizzativi e delle capacità di integrazione, non so, l'apprendimento della lingua, come avviene in alcuni paesi del nord Europa, non so, penso alla Scandinavia, alla Norvegia, quindi alla Svezia, in cui chi viene accolto per 2 anni impara bene quella lingua, perché la lingua è una strada di integrazione, così come noi diciamo la bancarizzazione dell'immigrato, no? Proprio la BCC di Roma, ma non soltanto perché è qui, ma perché ne abbiamo parlato proprio stasera, è particolarmente attenta da anni all'inclusione anche finanziaria attraverso un piccolo catalogo di prodotti tagliati su misura. Per esempio, c'è una richiesta di assicurazione per quando gli immigrati che lavorano in Italia si ammalano o muoiono, perché il rimpatrio della salma, scusate se parliamo di questo, ma sono cose della vita, hanno, ascoltando l'esigenza, hanno avuto una risposta, no? Poi il tipo di, diciamo così, di ricavo o di margine per la banca magari è limitato su questo, ma invece poi lo stesso immigrato inserito, integrato, diventa un risparmiatore, compra l'obbligazione, compra anche il titolo di Stato. Quindi torno rapidamente al cuore. Serve una politica dell'accoglienza intelligente che vada un po', che deve essere nel senso della modernizzazione, ma dal punto di vista della denatalità ci deve essere anche una capacità di attrarre, che è diversa da quella dell'accogliere. Cioè io proprio creo le condizioni nelle università, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di ricerca, affinché le migliori menti, e l'immigrazione non è soltanto quella dai paesi
diciamo così, del sud del mondo, ma può essere anche dai paesi magari più ricchi dei nostri, ma si viene a studiare ancora da noi un certo tipo di storia dell'arte, un certo tipo di restauro, un certo tipo di tecnologia e di ingegneria motoristica, per esempio della Motor Valley, no? In quel senso, capacità di attrazione, e non uso più selettiva, dei migliori cervelli, proprio perché questo è un modo indiretto per non soltanto per creare lavoro, ma anche poi per contrastare la denatalità. Quindi comunque concordiamo sul fatto che occorra poi un mix di tanti lavori, non si fanno soltanto i lavori intellettuali, c'è bisogno, per esempio, il fenomeno delle badanti, sentiamo in questi giorni, sta crescendo il numero di suicidi e anche il numero di racconti di difficoltà delle famiglie lasciate, per cui molti di noi, penso tutti, hanno avuto esperienze dirette o molto vicine di signore che hanno dedicato il tempo, qualcuno in maniera più cortese, qualcuno in maniera molto scortese, ma con grande sacrificio, con grande sforzo, lasciando alle spalle delle famiglie che non hanno più ritrovato, perché figli cresciuti con i nonni che non hanno più riconosciuto, no? Quindi fenomeni di alcolismo, fenomeni di depressione. Insomma, allora, come possiamo noi non occuparci anche del benessere, del ben vivere di queste persone che magari per un anno, due, tre, cinque sono indispensabili negli equilibri familiari, anche per non abbandonare il lavoro o addirittura per non interrompere relazioni affettive. Insomma, Claudio ci ha aperto una porta, lo ringrazio. E vado rapidamente, ho apprezzato il racconto e condivido diciamo i dubbi e anche i dilemmi di Francesco per quanto riguarda quelle tentazioni o ciniche o diciamo così di viverlo soltanto come un fatto estetico, alcune iniziative, occorre insistere, avere tanta pazienza, avere come dire tanta capacità di resistenza, ma noi che ci crediamo sappiamo che alcune missioni impossibili poi diventano possibili. E vado sul tema della cooperazione, indubbiamente in questo caso vale sempre il detto che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Allora, indubbiamente c'è un fenomeno preoccupante di false cooperative, spesso vicine o strumento di organizzazioni criminali, ma c'è poi una cooperazione che è la stragrande maggioranza dei casi sana e che dà un contributo sia alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro, ma anche un certo tipo di lavoro. Mi soffermo in particolare sulla cooperazione bancaria, che è quella che conosco meglio, per restare sempre nell'esempio di oggi, ma è un esempio esportabile in altre parti d'Italia, sono 270 le banche mutualistiche in Italia. L'ABCC di Roma nei 10 anni terribili della crisi, dal 2008-2018, ha accresciuto del 128% i suoi impieghi, quindi impieghi cioè i prestiti alle imprese e alle famiglie, con un tasso di sofferenza bassissimo, quindi vuol dire che non soltanto c'era una richiesta, ma c'era una richiesta anche di buon credito, cioè di progetti buoni di famiglie, micro, piccole e medie imprese, con una capacità di restituzione anche negli anni più difficili della crisi. Quindi questa che viene chiamata funzione anticiclica è tipica, ed è studiata in letteratura, ma a noi ci piace confermarla empiricamente con i dati, è tipica delle banche di relazione, delle banche di comunità, delle banche di territorio, perché uniscono a una valutazione dei dati formali, la cosiddetta hard information, cioè i bilanci, che sono tutti oggetto di screening di sistemi esperti, cioè di algoritmi, unisce questa parte, che è comunque necessaria anche per norma, con la parte di valutazione qualitativa, cioè la capacità di meritare fiducia per storia della persona, storia della famiglia, storia dell'impresa, storia di quella scuola, perché anche le scuole chiedono dei crediti, anche se non tutti lo sanno. Quindi indubbiamente c'è da fare un lavoro per dare la giusta evidenza, ammettendo errori che pure esistono, e si è associato, ha ragione Francesco, per troppo tempo, negli ultimi 3-4 anni, la piccola dimensione e la forma cooperativa e la banca di territorio a qualcosa che non ha funzionato. I dati ufficiali, Banca d'Italia e BCE, dimostrano che le banche di territorio sono meno rischiose delle grandi banche quotate in borsa e il rischio di credito, cioè il rischio che si ha nel erogare credito, che poi è il risparmio di altri risparmiatori, cioè di altri cittadini, che va restituito possibilmente con un
un po' di interesse è più basso per coloro che fanno finanza per lo sviluppo rispetto a chi fa finanza per la finanza. Sapete che la vigilanza bancaria europea è molto concentrata sull'erogazione del credito e non abbastanza concentrata sui prodotti derivati, la finanza speculativa, tipica poi di alcune grandissime banche tedesche che non sono ancora abbastanza grandi, e quindi bisogna unire Deutsche Bank e Commerzbank per trovare soluzioni e rendere più liquidi i problemi. E condivido che c'è da fare e non si può fare che lavorando bene e raccontando meglio quello che già si fa. Quindi grazie per il tuo tempo. Noi ti ringraziamo di cuore, Sergio. Insomma, io quello che vi chiedo è di fare una lettura sapienziale delle tante cose che Sergio ci ha detto, non solo per la sua competenza, ma anche per la sua testimonianza che sta dando anche nella stessa Chiesa italiana. È a nostra disposizione perché non solo è un amico, ma fa parte di questa squadra che stiamo costruendo anche un po' a livello culturale. E, diciamo, non io, ma insomma, è lui molto più, diciamo, avanti di me e con noi, voi anche. E quindi questo lavoro va un po' proseguito. Quello che io vi volevo chiedere, spero di non rovinarvi il sonno, pensate bene alla tesina che dovete fare, breve, ma che possa servire anche ai vostri lavori, perché possa non solo capitalizzare quello che ascoltate, ma far diventare un'esperienza appunto sapienziale, che non sia solo qualcosa di memorico, di tecnico che si riprende, ma che sia un contributo vero e fattivo per seminare nei vostri ambienti di lavoro e portare quello in cui che noi crediamo, che sono i principi della dottrina sociale. Vi manderò della bibliografia, vi manderò attraverso la generosità di Sergio anche le sue slide. Insomma, ci teniamo in contatto, per qualsiasi cosa siamo, diciamo così, a disposizione. Ecco. Quindi, da parte mia, un augurio di buona Pasqua, grazie della pazienza con cui avete seguito. Sarò curioso di leggere le tesine. Se non questo problema di fare. Sì, perché noi le condividiamo. Grazie a tutti di cuore, veramente. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie.